campioni delle squadre con l'aiuto della nostra grafica, cominciando dall'Inter che presenta novità importanti, soprattutto la presenza di Moriero al posto di Panucci. Giocano Peruzzi in porta, difesa a tre con Simic, Blanc e Cordoba. Questa sarà presumibilmente la difesa titolare d'ora in poi. A centrocampo Moriero, Javier Zanetti, Di Biagio, Iorgatos e poi dietro le punte Vieri e Recoba, Clarence Seedorf. In panchina, oltre al secondo portiere Frezzolini, Colonnese, Roberto Baggio e poi Mutu, Fresi e Russo. Per il Milan ci sono le presenze in attesa di De Ascentis e Guglielmin Pietro. Davanti a Sebastiano Rossi, i difensori saranno Sala, Costa Curta e Maldini. A centrocampo Elveg, Albertini, De Ascentis e Guglielmin Pietro. In attacco un insolito tridente, José Mari, Birov e Shevchenko. In panchina, a disposizione di Zaccheroni, ci saranno, oltre al secondo portiere Abbiati, Gattuso, Boban, Ayala, Giunti, Ambrosini e Serginho. La coppia arbitrale sarà composta da Farina di Novi Ligure, Rodomonti di Teramo, i guardaline Mazzei e Cerofolini insieme al quinto uomo Fassone completano il gruppo degli arbitri. Milan nuovo, completamente cambiato nello spirito e nel gioco, quello che ha iniziato il 2000 vincendo a Piacenza e pareggiando 2-2 con la Roma. Un Milan che finalmente piace a Zaccheroni, che ne ha sintetizzato in poche parole la metamorfosi. Ha detto: prima stavamo ad aspettare, adesso aggrediamo, siamo più convinti, andiamo a caccia del risultato. A 6 punti dalla Lazio il Milan può ancora sentirsi in corsa per lo scudetto. La Coppa Italia invece interessa sicuramente di più all'Inter, che quest'anno non ha impegni europei e si è staccata di 8 punti dalla vetta. Viene dalla sconfitta di Firenze, sconfitta che ha riproposto l'allarme sulla versione esterna della squadra di Marcello Lippi, davvero disastrosa, e conta proprio pochi giorni dopo l'arrivo di Seedorf, che aveva scatenato l'entusiasmo, di ritrovare almeno un briciolo di serenità. Come vedi questa partita, Angelo? Sì, è sempre una partita molto interessante. Il derby di Milano è quasi il derby della capitale del calcio, perché tra Milan e Inter sono quelle che assieme alla Juve hanno vinto di più. È un derby che muove tutto il calcio italiano, perché si interessano tutti e sappiamo. E c'è un momento interessante, perché ci sono due giocatori secondo me da vedere con attenzione, che appena arrivati, che sono Seedorf da una parte per l'Inter. Attenzione, intanto c'è stato il primo tiro in porta dell'incontro, conclusione pericolosa per Sebastiano Rossi dopo neanche un minuto dall'inizio della partita. La rivediamo. Sì, il difensore dell'Inter seguivano il guardalinea per vedere se era fuori gioco, che non c'era. Sinistro di Recoba. Un giocatore sempre in discussione, questo Recoba. Noi stavamo dicendo che due giocatori da seguire sono da una parte Seedorf appena arrivato e dall'altra parte José Marie, che sono due giocatori molto interessanti. Non che Recoba, perché è uno che poi ci mette del suo, è uno che quando c'è la palla al piede e la fantasia non gli manca. Sono stati avversari il 30 ottobre scorso nel derby di Madrid, Clarence Seedorf, ex Real, e José Mari, ex Atletico. Adesso c'è la chiusura di Maldini, ma attenzione a Vieri, che può andare alla conclusione, sbaglia clamorosamente proprio quando sembrava fatta per il diagonale vincente. Cristian Vieri, che sta attraversando un periodo negativo, Angelo, perché ha giocato male contro il Perugia pur segnando un gol, e ha giocato male. Ha giocato bene adesso, attenzione, vediamo se la palla è saltato male, perché era sul piede buono suo. Oh, no, ha toccato con la punta del piede destro, si è sbilanciato, ha perso la palla da solo. Fate attenzione, vedi un po'. Al momento di calciare col sinistro la spiccica con la punta del piede destro e la perdi praticamente. Però sono cose che in genere a Cristian Vieri non succedono. Non dovrebbe succedere a un campione come questo, perché era un'occasione molto importante, era davanti alla porta, lì era già. L'Inter poteva andare in vantaggio immediatamente. Strane voci alla vigilia avevano alimentato addirittura il sospetto di una possibile partenza di Cristian Vieri dall'Inter. Non c'è niente di vero fino al momento, ma è certo che il 2000 di Vieri sia iniziato in sordina con due prestazioni abbastanza negative, soprattutto quella con il Perugia a San Siro nel giorno del 5-0. A Firenze Vieri si è dato più da fare, ma non è riuscito a risolvere i problemi offensivi dell'Inter. A terra Iorgatos, si gioca da 3 minuti, punteggio di 0-0. Ricordiamo che questo è il derby numero 245 in assoluto. 93 i successi del Milan, 84 quelli dell'Inter, 67 i pareggi. Milan in vantaggio nel conto dei gol, 388 a 369. Anche il bilancio dei derby di Coppa Italia vede il Milan in vantaggio, né 9 vittorie contro 6 con 6 pareggi nei 21 incontri che si sono disputati in Coppa Italia tra le due formazioni milanesi.
Massimo, le voci su Vieri non bisogna mai trascurare, perché ha già giocato in 10 formazioni diverse, sicché quando succede qualche cosa bisogna sempre dare un po' di attenzione. Qui c'è un buon recupero di Albertini, che rientra dopo la squalifica scontata contro la Roma. Sembrava che dovesse giocare al suo fianco Ambrosini, invece è stato prescelto l'ex barese De Ascentis. Lo scatto di José Mari, adesso Guglielmo in Pietro, alla meglio Sanetti in collaborazione con Clarence Seedorf. Ci sono 4 cambi nell'Inter rispetto alla squadra che ha perso a Firenze. Sono usciti Fresi, Panucci, Jugovic e Zamorano. Al loro posto Simic, Moriero, Di Biagio e Recoba. Per quanto riguarda invece il Milan, 2 sole novità rispetto alla squadra che ha pareggiato domenica sera con la Roma. Si tratta di Albertini, che riprende il suo posto sostituendo Giunti, e di José Mari al posto dell'infortunato Leonardo. Cross di Maldini e parata sicura di Peruzzi, che anticipa Oliver Bierhoff. Sì, è un tema costante, perché si sa che il tedesco è molto forte di testa. Credo che Peruzzi lo sappia benissimo, deve anticipare molto lui i cross, perché quando saltano uomo contro uomo Bierhoff quasi sempre ha il vantaggio. Intanto Maldini prova a lanciare ancora verso José Mari, che sembra abbastanza ispirato e che ha guadagnato un calcio di punizione. Fallo di Simic. Stiamo rivedendo l'intervento, la trattenuta del difensore croato, che rientra dopo 100 giorni di assenza. Intanto la nebbia sta calando fitta sullo stadio Giuseppe Meazza, punteggio di 0-0. Dicevamo di Simic, che ha giocato l'ultima partita il 2 ottobre e fu Inter Piacenza 2-1. Intanto Vieri ha allargato verso Seedorf. Sanetti, ancora Seedorf, Simic stava per essere attaccato da José Mari, ha chiesto l'aiuto di Peruzzi. Molta tranquillità, cerca di addormentare un pochino il momento. Sarà nebbia o sarà del fumogene questo, del fuoco di artifici? Non credo, sarà nebbia. Sembra nebbia. Laurent Blanc, per il disimpegno, grande stagione finora del nazionale francese, qui ha sbagliato il lancio regalando il pallone al disimpegno di Maldini. Lo scambio con Rossi, il tocco in avanti del capitano verso Seedorf. Ha provato a tirare. Ho avuto la sensazione che voleva provare da lontano, forse ha visto il portiere fuori porta. È stata un'azione strana. Attenzione. E qui Bierhoff ha imitato Christian Vieri. Perfettamente, sempre con lo stesso piede, ha sbagliato completamente la palla. O c'è la nebbia che non ci vedono, o salta male questa palla. No. Attenzione, guarda un po'. Ha lisciato, ha preso con un po' di stinco la palla. Vediamo un po', eccolo lì. Palla avvelenata dunque per Christian Vieri e Oliver Bierhoff. 2 errori, uno per parte, proprio in apertura di derby. E ancora niente gol a San Siro. Ricordiamo che si gioca l'andata dei quarti di finale, il ritorno in programma il 27 gennaio, diretta su Stream a partire dalle 20:45. Chi passa il turno trova in semifinale la vincente di Roma-Cagliari. Nell'anticipo pomeridiano, 1-0 per il Cagliari, gol di Oliveira allo Stadio Olimpico. Moriero, Seedorf, attaccato da José Mari, si ripete il duello del derby di Madrid tra la Casablanca e i Colchoneros. Sanetti, Moriero, scivolata di De Ascentis e la rimessa laterale è favorevole al Milan, quindi l'ultimo tocco è stato di Moriero. Potrebbe essere questa la sua ultima partita con la maglia dell'Inter, visto che si parla tanto di una sua cessione o al Perugia o al Saragozza. Avete visto inquadrato Lippi? L'Inter intanto riparte con Sanetti. Lancio troppo lungo per lo scatto da parte di Moriero. Fermato il pallone Rossi. Sala. Intervento in scivolata da parte di Cordova. La rimessa laterale sarà milanista. Cross per Bierhoff. Prova la girata e Peruzzi non si fa sorprendere. Ma buona occasione, non era molto facile, perché lui era oltre il primo palo, sicché la girata doveva essere, attenzione, vedete bene, ha girato anche molto bene, era centrale la palla, non poteva imprimere molta forza, perché le difficoltà di girarsi in quell'angolazione lì sono enormi. Comunque ha fatto un bel gesto in questo momento. Simic, Moriero, Seedorf. Ancora Simic,
non trova nessuno e si rifugia nel retropassaggio verso Peruzzi. Qui Di Biagio scivola e permette a Shevchenko di puntare verso la porta, lo scatto di Shevchenko. Ui. E poi la possibilità per Cossemari, sul quale ha salvato Cordoba, che aveva sottovalutato il pericolo. Grande opportunità per il Milan. Sì, non c'è stato veramente l'opportunità, però vede la velocità, sono dovuto chiuderle in due perché questo russo è veramente veloce, quando Cordoba parte brucia l'erba. Cordoba è stato molto bravo, anche se ha rischiato un pochino perché si era un pochino più lunga, arrivava prima il milanista e poteva mettere la palla dentro. Salvataggio di Cordoba su Cossemari, anche se il colombiano stava favorendo l'inserimento di Cossemari. Salvataggio di Cordoba su Shevchenko, che era partito e adesso invece viene fermato da Jorgatos. Moriero, cross di Moriero, colpo di testa di Sala, poi Vieri prova la girata, sarebbe stato il gol dell'anno. Sì, adesso era difficile, hai sbagliato di molto, però non era semplice, è stata una bella competizione tra lui e Bierhoff. Stanno aggiustando la mira, sì, dopo sì, il primo stanno... clamoroso errore. Ecco, attenzione, vediamo il gesto tecnico, la presa da... troppo da sotto, la palla è andata verso l'alto completamente. La rimessa dal fondo di Sebastiano Rossi, portiere che sostituisce l'influenzato Abbiati. Sembrava che Fiori dovesse andare in panchina, invece Abbiati ha recuperato almeno per essere portato in panchina e quindi potrebbe rientrare domenica prossima in campionato. Ricordiamo che il Milan è entrato in gara nella Coppa Italia nel turno precedente, gli ottavi di finale, e ha eliminato l'Atalanta perdendo 3-2 a Bergamo e vincendo poi 3-0 a San Siro. Punizione affidata a Costa Curta. Shevchenko. Ancora l'ucraino, puntato Cordoba. Cross di Elveg, Bierhoff, incredibile occasione per Oliver Bierhoff, che solo soletto ha perso la palla dell'1-0. Sì, questa era un'occasione che lui solitamente non sbaglia, perché ha potuto mirare bene. Guardate con attenzione, guarda lì, guarda, ha potuto vedere bene la porta, l'ha mandato fuori da un soffio, guarda lì. Bellissimo il cross di Elveg. Sì, sì, il Milan, la partita è buona, il Milan mi pare un pochino più efficace nelle sue progressioni, però le occasioni più o meno sono alla pari. Lancio di Recoba, troppo lungo per Francesco Moriero, la rimessa laterale sarà del Milan, inquadrato Alberto Zaccheroni, confessato di non avere una grande tradizione in Coppa Italia, vuole cercare di sfatarla in questo importante appuntamento stagionale, derby con l'Inter, siamo nei quarti di finale, la Coppa Italia entra nel vivo, il Milan non può assolutamente trascurare questo obiettivo, anche se i 6 punti di svantaggio nei confronti della Lazio capolista dicono che è ancora in corsa per il bis del titolo di campione d'Italia conquistato l'anno scorso. La rimessa di Sanetti, Zeedorf, Di Biagio va giù e guadagna un calcio di punizione. Ecco inquadrato Gigi Di Biagio, che ha iniziato la stagione nella Roma, che lo ha poi ceduto all'Inter. Cordoba, Laurent Blanc, attaccato da Cossemari, Sanetti, Simic. Interrompe Maldini l'azione dell'Inter, poi Albertini lotta con Recoba, riesce l'uruguaiano ad andarsene, prova Recoba, bravo Rossi. Velenose come sempre le conclusioni di Alvaro Recoba. Sì, molto, è molto bravo questo giocatore a tirare, adesso ha recuperato un ottimo pallone, è riuscito ad andare a tiro, però centralmente ha facilitato, vede lì, la parata di Rossi. Ancora un disimpegno di Maldini in anticipo su Moriero, poi Albertini, De Ascentis, Guglielmo Impietro, Cossemari, prima volta da centrale, prova il destro Cossemari e Peruzzi blocca in 2 interventi, in 2 tempi. Sì, le occasioni stanno andando a pari pari, Massimo, tira uno di qui, tira un altro di là, fa un errore uno di qui, fa un errore un altro di là, mi pare proprio la partita del pari come situazione, anche se le conclusioni già sono state moltissime, le occasioni da tirare in porta sono state molte, sono passate appena 13 minuti di gioco e si è tirato diverse volte in porta, anzi si è cercato di tirare diverse volte in porta. Lancio di Zeedorf, posizione irregolare di Cristian Vieri, Cossemari è spagnolo, ha giocato in Spagna anche nell'Atletico Cristian Vieri. Questa in Spagna sarebbe chiamato un partito de ida e vuelta, una partita di andata e ritorno, per dire che tutte e due attaccano e che
le situazioni si capovolgono da un momento all'altro. Colpo di testa di Sala, poi Elveg, arriva Di Biagio, Seedorf, Pieri. E il Milan mi pare fa sistematicamente fuori gioco, Massimo. Sto notando che spesso, non solo quando la palla arriva, ma anche qualche volta quando noi l'azione non prosegue, che la gente non riesce a vedere, la difesa del Milan si sta alzando cercando di mettere fuori il gioco gli attaccanti dell'Inter, è già riuscita due o tre volte, insomma. Va giù Javier Zanetti, uno dei migliori giocatori dell'Inter in questa stagione, ha guadagnato il calcio di punizione, già battuto verso Laurent Blanc. Seedorf, Córdova, Jurgatos, grande protagonista il greco della partita vinta con il Perugia, prima gara del 99, 5-0 a San Siro. Qui prova Di Biagio con il sinistro e Rossi non si fa sorprendere. Era anche molto molto lontano, non era il piede favorito di Di Biagio, perché lui è sicuramente un destro approvato, fa bene sempre provare, perché nel calcio, sai, quando si tira in porta si può fare gol, se non si tira in porta assolutamente i gol non escono. All'indietro Moriero, Simic, Zanetti. Duello fra nazionali argentini, Zanetti contro Guglielmo Il Pietro, poi Di Biagio, Córdova. Temporeggia il colombiano, poi batte lungo, cercare Moriero, anticipo di Maldini, De Ascentis, Guglielmo Il Pietro, ancora Maldini, la battuta lunga è verso Birov, attaccato da Blanc. C'è fallo e calcio di punizione in favore del Milan. Sì, si è disinteressato del pallone, è andato a fare il cosiddetto ponti all'avversario. Marcello Lippi si è espresso con una dura autocritica alla vigilia di questa partita, ha detto: per questa mia Inter meriterei l'ergastolo, ammettendo un po' di aver commesso anche lui degli errori. Non è il Lippi al quale eravamo abituati, questo di inizio stagione con l'Inter. Battuta la punizione, intanto è stato Di Biagio ad allontanare su Costa Curta, colpo di testa di Sala. Comunque Di Lippi è una persona serissima, anche il fatto di farsi un'autocritica così elevata, diciamo così, tra virgolette, gli dà merito della sua onestà nel lavoro, insomma. Cross di Elveg, accompagnato fuori area da Blanc, poi Jurgatos, lascia passare Di Biagio, parte Seedorf, messo giù. Prima De Ascentis e poi Albertini hanno fermato irregolarmente Clarence Seedorf, appena arrivato dal Real Madrid. Investimento da 50 miliardi per Clarence Seedorf, che ha già dimostrato di poter cambiare da solo il volto del centrocampo interista. Qui fuori gioco volta, di Vieri. Ancora, vedi, Milan credo che stia forzando sistematicamente il fuorigioco, si vede che sono sicuro di ciò, e fino adesso è andato bene. Sul rinvio il colpo di testa di Blanc, allontana Simic, Zanetti, Di Biagio, Blanc, Moriero. Si accentra Moriero, cerca lo scambio con Vieri. Allontanato Costa Curta, poi Shevchenko, parte Birov, in vantaggio Córdova. Blanc, Zanetti, Simic. Palla persa, l'ha riconquistata Guglielmo Il Pietro, non ce la fa Moriero a recuperarla, parte Cosemari. Prova Guglielmo Il Pietro, un qualcosa che non è né un tiro né un cross. No, niente di niente. La palla è andata direttamente fuori, molto lontano dalla porta e molto lontano dal proprio compagno di squadra. Nell'Inter indisponibili Coe, Jugovic e Samorano per problemi vari, rientro di Simic, Lippi manda in campo la difesa che teoricamente d'ora in poi sarà titolare. Nel Milan Costa Curta ha recuperato dal fastidio al tendine, grande assente Leonardo che ha una distrazione ai flessori della coscia destra. La vigilia è stata un po' avvelenata dalle dichiarazioni di Georges Weah, ceduto in prestito al Chelsea fino al 30 giugno. Lui avrebbe preferito continuare la sua esperienza italiana nella Roma, che lo aveva richiesto. C'erano state un paio di telefonate di Fabio Capello, ex allenatore di UEA, che invece è stato ceduto al Chelsea e si è un po' lamentato di questo trattamento, anche se in questa occasione si sono scontrati gli interessi di UEA e quelli del Milan, che non voleva cedere il giocatore a una concorrente per lo scudetto in Italia. Seguiamo lo scatto di Vieri, prova a mettere dentro Vieri, in ritardo Recoba,
Sì, si seguiva un po' più da vicino l'azione. Vieri adesso ha fatto una ottima giocata, non solo Vieri, lui è stato lanciato molto bene in profondità col destro, che non è il suo piede migliore, l'ha messa molto bene in centro. Maldini adesso ha fatto una cosa inguardabile, ha preso male il pallone. Ecco il Vieri, molto buona la giocata, si recupera, arrivava un pochino prima, poteva metterla dentro. L'errore di Maldini ha regalato una rimessa laterale all'Inter, già battuta. Córdoba fa ripartire il gioco a sinistra con Jorgatos. Nessun problema per Sebastiano Rossi. La battaglia è molto al centrocampo, Massimo, perché tutti e due, non sempre, ma quasi sempre, c'hanno sempre quasi solo tre difensori, tutte e due le squadre, che giocano molto a centrocampo e lasciando spazio anche per qualche palla in profondità. Abbiamo già visto che occasioni non sono mancate e da una parte e dall'altra, perché le squadre giocano molto a centrocampo. Quando la palla viene giocata in profondità, il Milan sta attuando molto il fuorigioco, mentre l'Inter non l'ha fatto ancora, gioca prevalentemente in marcatura, però la profondità c'è, ecco, vede sulla destra là Shevchenko, il cross di Elveg è sbagliato, troppo profondo, finisce fuori. Stasera è il Milan che gioca in casa e l'Inter in trasferta, un fattore campo esterno molto negativo per la squadra di Marcello Lippi. Il bottino in campionato parla di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 5 sconfitte. Con questi numeri è difficile puntare allo scudetto. Ah, sicuramente, io penso che chi vincerà il campionato non potrà perdere più di 4 partite. La squadra che, se noi siamo a metà, quasi alla metà, manca una partita per la metà del campionato, per il giro di boa, e la Juve ha perso soltanto 1 partita, mi pare, fino adesso, e di conseguenza non credo che perderà 3 o 4 partite nel girone di ritorno. Se chi ha perso 5 partite, 6 come l'Inter, secondo me è fuori gioco completamente. Jorgatos ha provato a fermare il pallone con le mani, chiede scusa il greco, calcio di punizione in favore del Milan. E richiamo solo verbale da parte di Rodomonti. Rodomonti fischia nella metà campo del Milan. Dall'altra parte, nella metà campo in cui difende la squadra di Marcello Lippi, c'è Farina di Novi Ligure. Sono passati i primi 20 minuti, 0-0 tra Milan e Inter, partita gradevole, giocata a buon ritmo, grande combattimento a centrocampo. Qui è De Ascentis che fa ripartire Elveg. Poi Shevchenko ha provato a lanciare se stesso. Córdoba rilancia verso Guglielmo in Pietro. Ancora l'argentino, fermato da Laurent Blanc. Intervento regolare del francese, campione del mondo, sul quale molti erano scettici vista l'età. Blanc è un 65, Angelo, però sta giocando su livelli davvero eccellenti. Ma io lo conosco bene, perché nel periodo che io allenavo il settore giovanile del Napoli stavo molto a contatto con lui, che veniva a mangiare lì nella mensa delle squadre. Era un ragazzo molto intelligente prima di tutto, tecnicamente molto valido, certamente non ha una velocità molto elevata, anzi è lento come calciatore, però ha una posizione e una tecnica molto molto buona, che le consente di giocare sempre a ottimo livello. Non per altro è campione del mondo. Sì. Intanto Sala ha fatto ripartire Elveg. Albertini tunnel a Seedorf, ma dietro c'è Di Biagio, pronto a far ripartire Cristian Vieri. Moriero. Assiste Moriero. Di Biagio può andare al tiro, l'ex romanista, poi Costa Curta favorisce Vieri, grande risposta di Rossi e grande palla gol per l'Inter. Sul colpo di testa di Vieri la prodezza di Rossi. Io non so se il campo è brutto, sto vedendo tanti di quegli errori in finalizzazione, in interventi, va da lì. Secondo me però, vedi, la valutazione è questa, secondo me era in fuorigioco già prima. Sì. Doveva essere fischiato, perché l'intervento di Costa Curta non è che rimette in gioco Vieri, era in fuorigioco già prima. Primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inter, prova ancora Vieri che poi si lamenta, tanto Moriero va a cambiare le scarpe, avvalorando un po' quello che dicevi tu, cioè c'è qualche problema. Ma non lo so, equilibrio. Io vedo troppo, vediamo un pochino qua. Qua si spingono a vicenda, se il fallo c'è da una parte o dell'altra, l'arbitro non fischia niente, è giusto che sia così. Io dicevo che sto vedendo
talmente tanti errori, il campo mi pare bello da vederlo, non so, poi scendendo in campo può darsi che poi sia un'altra cosa, però gli errori sono talmente tanti in fase sia offensiva che difensiva che mi viene sospetto che saltano male questi palloni o i giocatori sono scarsi. Jorgatos per la rimessa laterale, abbiamo superato la metà del primo tempo, niente gol a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, derby numero 245 nella storia tra Milan e Inter, colpo di testa di Blanc, poi Jorgatos ed Elveg si contendono il pallone che va fuori con le mani il greco verso Recoba. Anche per Recoba si è parlato di cessione, ma proprio alla vigilia di questa partita Moratti ha chiarito che Recoba resterà in nerazzurro, può esserci bisogno di lui visto soprattutto l'infortunio di Ronaldo e la facilità di Recoba di trovare spesso soluzioni improbabili, colpi di genio. Shevchenko intanto sta attaccando, chiede l'aiuto di Elveg sul cross, Cordova ha deviato il pallone nella zona di Moriero, si libera di De Ascentis, Moriero, poi Simic, Zeedorf. Controllo difettoso, ne approfitta Maldini. Guglielmo in Pietro, prova il destro, da dimenticare. È il campo o è il giocatore? Mi domando. Adesso sì, era una posizione discreta per tirare da fuori dal limite dell'area, va da lì da una buona posizione. E credo che sono i giocatori, Massimo. Ha tirato proprio fuori da più di 20 metri. Quasi in fallo laterale il tiro di Guglielmo in Pietro. Colpo di testa di Vieri intanto sul rinvio, ancora Blanc, di testa Costa Curta, poi il fallo è di Zeedorf, intervento a gamba tesa, anche l'Inter qui era rientrata per il fuorigioco, sì, fallo di Zeedorf. Già precedentemente ha fatto anche un'azione quale il Milan non ha perso la palla, perché chi aveva la palla, che era mi pare Albertini, ha visto che il compagno era in fuorigioco e non l'ha passata. E così la uscita della difesa dell'Inter non ha servito a niente, però ha servito per bloccare l'azione lo stesso, insomma, perché il Milan ha dovuto rallentare la corsa. Ha battuto la punizione Costa Curta, qui Albertini, Blanc anticipa Birov e Sala riesce in qualche modo a superare Recoba appoggiando su Elveg. Ora Albertini, errore che permette a Simic di riportare in avanti l'Inter. Vieri, troppo precipitoso il passaggio per Moriero, ha anticipato Maldini. De Ascentis, Birov, l'invito all'azione per il suo ex compagno nell'Udinese, Thomas Elveg. Ecco Shevchenko, saltato Cordova, Shevchenko in area di rigore, prova a mettere dentro Peruzzi, è bravissimo. Dall'altra parte aspettava José Mari, pronto alla deviazione vincente, lo slalom di Andriy Shevchenko. Sì, molto buona giocata, ha saltato molto bene l'avversario che gli stava davanti, era posizione era per calciare in porta, era molto angolata, lui l'ha fatto lo stesso, è uscito un tiro che, ecco, vediamolo, forse il replay, eccolo, sì, ha saltato molto bene l'avversario, però vede, era molto defilato, ha tirato in porta, non era un cross, il portiere ha posizionato bene e ha parato con sicurezza. Inquadrato Clarence Zeedorf. Adesso Marcello Lippi, attenzione a José Mari che prova la rovesciata, c'era stata una leggerissima deviazione di Simic, ha parato Peruzzi. Molto buona anche questa giocata, gesto tecnico molto buono, guarda come salta bene qua. Guarda Vierov come va su, è salito sul quinto piano, questa è una rovesciata anche molto buona, guarda lì. L'ha deviato quello tanto per mandare la palla in mano al proprio portiere, perché sennò poteva andare anche nell'angolino. Stiamo per entrare nel quarto d'ora finale del primo tempo, 0-0 tra Milan e Inter. Costa Curta batte la punizione servendo Elveg, Shevchenko. Scambio con Birov. Ora Shevchenko dentro per José Mari. Era in fuorigioco José Mari. Giusto, è uscita molto bene la difesa Blanca, è uscito molto bene, vale, ha lasciato lì. Sembra che al momento del passaggio però sia regolare la posizione di José Mari, che comunque Angelo sta cercando con la sua velocità di ambientarsi il più in fretta possibile negli schemi del Milan. È un attaccante del 78, molto promettente a giudicare. Sì, è molto esvelto, c'ha il piede buono, si è visto anche in acrobazia, in questo due minuti fa ha fatto una rovesciata molto bella.
Sicuramente è un elemento interessante, certo è presto per dare giudizio perché è appena arrivato, però la prima impressione è molto molto buona. È la prima partita dal primo minuto per José Mari in maglia rossonera, il debutto è stato bagnato da un gol contro la Roma nel 2-2 di domenica scorsa. Attenzione a Cristian Vieri, prova il sinistro, straordinario gol. Bellissimo. Di Cristian Vieri, straordinario gol di Vieri, 1-0 per l'Inter al 29esimo. Adesso il campo era buono, ha saltato bene la palla e lui ha infilato un sinistro meraviglioso, si è girato, molto buona la giocata, ha messo bene la palla in profondità, il Milan che ha la difesa un po' alta, l'ha lasciato la profondità, eccolo lì, Recoba mi pare, l'ha lanciato, ha preso la... Guarda che bella girata, molto molto bella ragazzi, un gesto atletico molto tecnico, molto bello, guarda lì. Niente da fare, era una bomba. Bellissimi sia il lancio di Alvaro Recoba sia lo straordinario sinistro di Cristian Vieri che fulmina Rossi, 1-0 per l'Inter. E la difesa 3 provoca sempre questi problemi, gli spazi sono tra... È una cosa matematica, per spiegare un po' alla gente, se ci sono, la larghezza del campo è circa 68 metri, se ci sono 4 giocatori, se sono 15-17 metri per uno, se ci sono, eccolo là, di nuovo, se ci sono 3 sono 20 metri di corridoio, così si può andare in porta più facilmente. Quasi impassibile Cristian Vieri dopo una prodezza del genere, che avrebbe scatenato l'entusiasmo anche del calciatore più freddo. Avevamo accennato ai problemi di inizio 2000 per Cristian Vieri, che non è stato brillantissimo né contro il Perugia né contro la Fiorentina nella partita persa domenica scorsa 2-1, però questi gol sono capaci di ridare la carica e il morale anche a chi non è al massimo della condizione. Sicuramente è stata una ottima giocata sia di chi ha fatto il lancio sia del momento delle scatto di Vieri, poi principalmente nella girata col sinistro l'ha colpita proprio bene al tempo giusto, all'altezza giusta, la palla era velocissima, Rossi mi pare che abbia anche toccato un po' la palla, però era molto forte il tiro, non faceva tempo a difendersi. Disimpegno di Maldini, cambierà adesso prevedibilmente la partita, il Milan sta perdendo, adesso Shevchenko fermato dal recupero di Jorgatos. Con calma Peruzzi, ecco inquadrato Andriy Shevchenko, più pericoloso finora degli attaccanti milanisti. Rilancio di Blanc, Vieri si conferma capocannoniere dell'Inter in Coppa Italia. Sono 3 le reti realizzate in questa manifestazione da Cristian Vieri, che già con 2 reti Recoba, attenzione, fa già il miglior realizzatore. Qui prova ancora Vieri, 3 gol sui 6 complessivamente messi a segno dall'Inter. Adesso ha tirato male, molto alto. Comunque è Recoba che sta facendo la differenza, sta mettendo in profondità delle palle incredibili, precisa, la difesa del Milan 3 non sta funzionando secondo me, se non sono in linea ogni volta che viene parte, non è la prima, né la seconda, né la terza volta, forse è la quarta volta che viene, si trova in condizioni di poter realizzare. Uno striscione dei tifosi che rimpiangono Georges Weah, ceduto in prestito al Chelsea fino al 30 giugno. Weah ha lasciato sicuramente ricordi straordinari, non soltanto per la sua bravura tecnica, per i suoi gol impossibili, ricordiamo quello al Verona realizzato proprio a San Siro partendo dalla sua metà campo e saltando avversari come Birilli, ma anche per la sua carica umana, per la grande simpatia che ha lasciato qui a Milano. Ecco Elveg chiuso da Jorgatos, Shevchenko, José Mari, Elveg, ecco Biruf, dov'è? Ma non c'è, mette fuori Blanc, Guglielmo in Pietro, poi Maldini, ancora Blanc, impeccabile il libero francese, Simic ha toccato verso Sanetti, Vieri alza Simic, batte subito Seedorf, ecco, verso Recoba, attaccato da Costa Curta, se ne va l'uruguaiano in velocità, prova a mettere dall'altra parte dove Guglielmo in Pietro anticipato e poi Seedorf prova a calciare direttamente in porta, Inter vicinissima al 2-0. Guglielmo in Pietro aveva anticipato un avversario, Moriero, nel tiro in porta, è arrivato Seedorf a calciare di potenza, poi conclusione è stata ribattuta. Ancora abbiamo Seedorf. Visto due cose nuove, Recoba che secondo me deve diventare titolare perché sta giocando alla grandi, e questo Seedorf che accompagna il gioco partendo da dietro, adesso è arrivato alla conclusione. Recoba sta facendo una partita veramente molto bella.
La difesa del Milan deve andare al riparo, se continuano a stare in linea così in tre secondo me ne prendono di più. Fallo di Vieri, punizione in favore del Milan, rivediamo la precedente opportunità per Recoba, cross sul quale Guglielmin Pietro salva, intervento provvidenziale su Moriero, poi salva ancora Guglielmin Pietro sul tiro di Seedorf. È stato bravo in due occasioni l'argentino nelle inedite vesti del difensore. Qui va a terra José Mari, il fallo è suo su Di Biagio. È stato Rodomonti a fischiare il calcio di punizione però in favore del Milan, quindi fallo di Di Biagio su José Mari. Quadrato Lippi, al suo fianco il medico sociale dell'Inter, il dottor Volpi. Albertini in area, tentativo di José Mari e Peruzzi lascia che il pallone termini fuori perché l'ultimo a toccarlo è stato un milanista. Sì, ma lì non si sono capiti molto bene, Uno ha lasciato l'altro, attenzione, meno male che non c'era pericolo. Vede un po', hanno lasciato tutti e due, se c'era un avversario poteva, anche se era un po' molto defilato il pallone, comunque non si sono capiti. Mancano 10 minuti all'intervallo, l'Inter sta vincendo per 1-0 grazie al terzo gol in Coppa Italia di Cristian Vieri. Ricordiamo che l'Inter ha eliminato nel turno precedente, gli ottavi di finale, quel turno in cui è entrata in gara, il Bologna, con due vittorie, 2-1 a San Siro, 3-1 allo stadio Dall'Ara. Sanetti, Moriero, lo scatto di Recoba, sinistro dell'uruguaiano, è stato allontanato, poi il tentativo di Vieri, Costa Curta. Recoba sta facendo il trascinatore veramente. Se ne va Shevchenko in mezzo a due avversari, chiude Jorgatos, la rimessa laterale è del Milan. Ogni volta che prende la palla Recoba sta per succedere qualcosa. Qui vediamo il tentativo un po' scomposto di Vieri. Sì, scomposto, goffo, veramente. Vieri alterna queste cose, dalle volte fa delle cose meravigliose, dalle volte fa degli errori incredibili. Ecco Albertini, troppo lungo per Birov, Blanc scorta il pallone fino a fine corsa e sì. Birov si lamenta. Io lo vedo un po' nervoso Birov nell'ultimo periodo italiano, lui che prima era così impassibile, sì, adesso sembra diventato... Sì, perché le cose non vanno tanto bene e logicamente tutti quanti quando le cose non vanno bene possono anche diventare un pochino più nervoso. Adesso si è visto l'esperienza di Blanco che non è veloce, però si è intrapposto tra l'avversario e il pallone, l'ha fatto scorrere fuori difendendo con sicurezza. Certo, è cambiata la situazione rispetto ai tempi di Udine quando Oliver Birov aveva tutta la squadra ai suoi piedi, a sua disposizione. Sì. Nel Milan raramente questo si è verificato, chissà se con l'arrivo di José Mari, altro attaccante che fa molto movimento, che apre varchi e che può anche creare corridoi invitanti per Birov, le cose potrebbero andar meglio per l'attaccante tedesco. Sì. Sicuramente lui è un giocatore che ha bisogno dell'assist, perché non è il giocatore che punta, dribbla normalmente. Lui è molto bravo anche coi piedi, ma soprattutto la sua grande forza è di testa. Se non arrivano gli assist alto sicuramente diventa difficile per lui. Sul rinvio di Jorgatos ha recuperato il pallone Costa Curta. Sala, Shevchenko, c'è nessuno, Shevchenko è costretto a chiedere aiuto ancora a Sala. Costa Curta. Beh, l'Inter sicuramente ha cambiato atteggiamento un pochino, con il vantaggio può anche aspettare un pochino di più, vedi lì, e controllare la partita. Il Milan, se non riparte subito in velocità, difficilmente potrà arrivarcela. Sanetti, Recoba, Sanetti, anticipo di De Ascentis, poi Maldini, José Mari, Elveg, prova a mettere dentro Elveg, è troppo lungo per Shevchenko. Dall'altra parte implorava il pallone Guglielmin Pietro. Sì, c'ha il piede un po' pesante, era un tocco da fare un po' leggero, invece l'ha mandato come se fosse a 40 metri, compagno che era a 10 metri. Guarda lì.
primo derby milanese del 2000, il secondo derby milanese stagionale, quello di campionato il 23 ottobre è stato vinto dal Milan in circostanze rocambolesche. Ricorderete l'espulsione di Ronaldo, arbitro Borriello, che condizionò la partita, conclusa dal gol di Weah all'ultimo minuto e su calcio d'angolo, proprio come è successo a Firenze. L'Inter, che sta vincendo questa partita per 1-0, ha un ulteriore motivo di rivalsa, ricordando la brutta esibizione e l'eliminazione di 2 anni fa proprio in Coppa Italia e proprio contro il Milan. La difesa del Milan è preoccupante, secondo me, nel mio modo di vedere. Stanno passando troppo il pallone, adesso anche adesso l'ha intercettato, però si passava il corridoio lì. In area Birov, Sanetti, Jorgatos, Seedorf. Lo attacca De Ascentis, alzano i gomiti tutti e due. La punizione è per l'Inter. Mi pare giusto, perché il possesso di palla era dell'interista e quando c'è il contatto si deve prevalere a quello che ha il possesso della palla, insomma. Cioè non è una regola, però. Sponda di Vieri sulla punizione di Jorgatos. Maldini rilancia De Ascentis di testa verso Birov, fermato da Cordova, poi Di Biagio. Buon suggerimento di Di Biagio per Moriero, è in vantaggio Maldini, che evita il fallo laterale servendo Guglielmo in Pietro. Poi José Mari, Sanetti, problemi di controllo per l'argentino, rimedia Simic, Di Biagio, Blanc. Non trova nessuno libero e con grande saggezza tattica tocca verso Peruzzi. Certo, l'Inter non ha più fretta adesso, può anche amministrare, è presto per dire amministrare la partita, però amministrare il gioco lo può fare, nel senso che adesso, senza buttare la palla in avanti dove capita, è meglio tenerla anche col proprio portiere, insomma. Avete visto inquadrato e intento nelle operazioni di riscaldamento Roberto Ajala, anche se il Milan più che di un difensore ha bisogno di essere un po' più pungente in attacco. Evidentemente c'è qualche problema fisico per Costa Curta, che aveva accusato alla vigilia dei fastidi al tendine. Probabilmente Ajala prenderà il posto al centro della difesa milanista di Alessandro Costa Curta. Non ci sono altre spiegazioni? Sì, anche perché non credo che sia il caso di cambiare un difensore. Ecco, cambiare difensore, perché il Milan ha bisogno di recuperare, ha bisogno di potenziare l'attacco, anche se giocando a difesa a tre così come sta giocando, secondo me è vulnerabile parecchio. Vieri ha ricevuto da Seedorf, tocca su Di Biagio, poi Moriero, vincente la scivolata di Maldini, poi scivola anche De Ascentis. Il campo di San Siro è stato rizzollato recentemente, ma evidentemente c'è ancora qualche problemino, perché i giocatori faticano a stare in piedi. In effetti abbiamo visto molti errori e molte cadute dei giocatori da soli, insomma. Cross è di Elveg, Sanetti non interviene. Allora Guglielmo in Pietro prova a calciare, stava diventando un assist per Shevchenko, che alla fine però ha liberato involontariamente. Allora Jorgatos fa ripartire Vieri, controllo difettoso, e Costa Curta amministra con calma. Eccolo qua Roberto Ajala, difensore e capitano della nazionale argentina nell'ultima Coppa America, che si sta preparando, vedremo se entrerà in campo. Intanto Rossi batte lungo verso Birov. Birov sta vincendo quasi tutti i duelli aerei con Cordova. Sì, ma lui ha bisogno anche dell'assistenza, perché non basta che lui salti, la tocchi la palla, bisogna che i compagni siano pronti a recuperarla, perché sennò non serve a niente. Intanto è stato fermato Vieri da Sala, riparte José Mari. Birov, combinazione con Shevchenko, intuita da Cordova. Più che intuita, ha fatto fuori tempo, doveva aspettare ancora un attimino che Shevchenko avesse guadagnato ancora o meno un paio di metri nella corsa per metterlo in profondità, e l'avversario era in vantaggio e la palla così non va bene. Cross è troppo lungo e sono davvero insufficienti i rifornimenti per Birov. Sì, mi pare un Milan un po' smarrito. La battuta di Laurent Blanc. Vieri, Recoba, Jorgatos, ha sbagliato anche il greco, regalando la rimessa dal fondo, il pallone al Milan. Eccolo qua Grigorios Jorgatos,
ex giocatore dell'Olympiakos. Sì, un cross molto lungo, molto fuori misura, completamente sbagliato. Ultimi due minuti del primo tempo, vince l'Inter per 1-0 nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Il gol che sta decidendo l'incontro è di Cristian Vieri ed è arrivato al 29esimo del primo tempo. Elveg, Shevchenko, Birov prova il colpo di tacco, Cordoba allontana verso Seedorf, può scattare il contropiede interista ma Seedorf allunga troppo la misura del passaggio e permette a Maldini di ripartire. Guglielmo in Pietro, ancora Maldini, José Mari, cross verso Shevchenko, poi Birov, Peruzzi bravissimo a respingere la sassata di Oliver Birov. Era molto defilato, lo specchio della porta era poco, però il Bill ha fatto una buona giocata in questo momento in velocità sulla sinistra tra Maldini e José Mari. Attento! E qui c'è il gol dell'1-1, ha segnato Shevchenko su assist di Birov e il Milan ha pareggiato proprio quando stavamo entrando nell'ultimo minuto del primo tempo, 1-1. Sì, è stata una buona giocata, l'ha messo proprio bene Birov questa volta, hanno sorpreso un po'. Già dalla giocata precedente avevano sorpreso un po' la difesa dell'Inter e adesso era proprio sguarnita lì, è stata anticipata molto bene. Eccolo là, attenzione, vedi là? C'è stato il colpo di testa Birov. Di Birov che ha sbilanciato tutta la difesa dell'Inter. Shevchenko era lì e ci ha creduto e è andato dentro, guarda là. Simic e Sanetti sono rimasti a guardare, si è infilato in mezzo a loro Oliver Birov e ha battuto Peruzzi 1-1. Un solo minuto di recupero segnalato dal quinto uomo Fassone, ancora il Milan che attacca sullo slancio del pareggio rimediato grazie ad Andriy Shevchenko a bersaglio per la seconda volta in questa Coppa Italia. Torna l'entusiasmo tra i tifosi del Milan. Milan ha pareggiato forse nel suo momento peggiore. Seguiamo l'attacco di Recoba che si era portato il pallone sul destro e ha guadagnato un calcio di punizione e adesso va a prendersi il pallone perché queste punizioni sono tutte sue. Ammonito Costacurta, sì. È una posizione buona, è uno che calcia molto bene. Stavamo dicendo che il Milan si era dato una svegliatina prima, aveva fatto un paio di giocate molto belle e ha sfruttato bene il momento. Qui è fallo, è netto, è da munizioni sicuramente perché si è disinteressato del pallone, è stato saltato in velocità e è andato contro il corpo dell'avversario. Adesso c'è una posizione molto interessante e Recoba è uno che non scherza. Guardate l'espressione di Seedorf che sembra dire sei sicuro, te la senti? Recoba va a sistemarsi di nuovo il pallone. No, quello c'è il piede fatato, ragazzi, bisogna stare attenti. Si allontana anche Di Biagio. Questi sono i palloni per Alvaro Recoba. Sarà l'ultima occasione del primo tempo, 1-1 tra Milan e Inter. Parte Recoba, sinistro deviato da José Mari, calcio d'angolo, il secondo a 0 per l'Inter, raggiunta dal gol di Shevchenko 15 minuti dopo che Vieri l'aveva portata in vantaggio. Sì, stava cercando il palo lontano dal portiere, la palla è stata deviata molto bene dalla barriera che è saltata anche. Jorgatos dalla bandierina, José Mari e Maldini allontanano Moriero, Seedorf e arriva il fischio finale degli arbitri Rodomonti e Farina. Si chiude il primo tempo sul punteggio di 1-1 tra Milan e Inter. In vantaggio la squadra di Marcello Lippi con Cristian Vieri al 29esimo e al 44esimo è arrivato su assist di Birov il gol dell'1-1 di Shevchenko. Ecco la situazione, 1-1, e noi siamo pronti anche a vedere il riassunto statistico di un primo tempo tutto sommato abbastanza equilibrato, Angelo. Sì, è stato che la partita è interessante comunque, giocata con un buon ritmo, con interesse, anche perché sai, la Coppa Italia che sembrava aver perso tutto l'interesse già comincia a dare un posto in UEFA e il Milan mi pare che è una zona UEFA, anzi l'Inter, dico, mi sono sbagliato, l'Inter è il sesto posto, è zona UEFA per lui insomma. Ecco inquadrato Roberto Ajala, nazionale difensore argentino, che è entrato in campo e dovrebbe essere l'unica novità nelle due formazioni in questo secondo tempo. Adesso vedremo se Ajala prenderà il posto di Costacurta, che aveva accusato qualche problema alla vigilia, fastidi al tendine. C'è anche Mutu, attaccante romeno, classe 79, appena prelevato dalla Dinamo Bucarest,
è il capocannoniere del campionato romeno fino al momento della sospensione e fa il suo debutto in maglia nerazzurra. Interessante il debutto di Mutu, mentre Rossi ha problemi a prendere posizione nella sua area di porta, probabilmente perché stanno piovendo delle arance nella sua area di rigore. Questo purtroppo è un malcostume che siamo abituati a vedere soprattutto a San Siro. Sì, a San Siro c'è questo svantaggio come stadio, perché le tribune sono molto vicino al campo, se che è facile per il pubblico lanciare degli oggetti in campo, succede molto spesso. Non c'era motivo, perché non è che si sta giocando qua la decisione del campionato italiano, siamo nella fase finale, sì, quasi finale di Coppa Italia, però non credo che fosse necessario tutto questo. Dunque si comincia il secondo tempo sul punteggio di 1-1. Seguiamo la prima iniziativa da parte dell'Inter, che toccato indietro con Laurent Blanc, era stato servito da Cordova. Cominciato dunque il secondo tempo, ricordiamo punteggio di 1-1, gol di Vieri al 29esimo e di Shevchenko al 44esimo. Questa è l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Chi passa il turno, il ritorno è previsto il 27 gennaio con diretta su Stream alle 20.45, trova la vincente della sfida tra Roma e Cagliari. Il Cagliari ha vinto all'Olimpico nel pomeriggio 1-0, gol di Oliveira, fallo di Jorgatos su Shevchenko, prima punizione della ripresa in favore del Milan e cartellino giallo per Jorgatos. Ma mi pare che ha esagerato un po', no? Vediamo se ci rifanno vedere, perché non mi sembrava un fallo da ammunizione. Invece sì, c'è tutto, perché era fuori tempo e l'ha dato un calcio nell'istinto proprio. Vedi che la vista dell'arbitro è stata ottima, come la moviola. È pronto a calciare Demetrio Albertini al rientro dopo la squalifica scontata con la Roma. C'è anche Birov sul pallone. Vediamo se prova Demetrio Albertini. È molto distante Massimo, io penso che cercherà la testa di Birov. Ecco qua Albertini che batte, palla dentro Peruzzi, bravissimo ad anticipare Sala, che non ha avuto il guizzo dell'attaccante non essendolo davanti a Peruzzi. Vediamo un po', la palla è spuntata all'ultimo momento, però è stata toccata, sicché lui non ha potuto controllarla, la arriva tutta verso l'interno del campo, vedi là con le ginocchia, non l'ha controllata praticamente. Comunque si era alzata la bandierina del guardaline Mazzei per segnalare la posizione di fuorigioco del giocatore milanista. Intanto è uscito Moriero per l'ingresso in campo di Mutu, quindi il cambio che è avvenuto da parte di Lippi prevede la rinuncia a Francesco Moriero e l'ingresso in campo del giovane romeno Mutu. Un cambio per parte. Attenzione. Bravo Cordova a frenare lo slancio di Oliver Birov. Un errore grave della difesa dell'Inter, ha messo Birov in condizione di andare in porta, ha sbagliato gli stop questa volta. Ha stoppato molto male col petto, invece di stopparlo verso la porta l'ha fatto defilare verso destra, è stato anticipato poi. Inquadrato Javier Zanetti mentre il Milan deve effettuare una rimessa laterale. Di Biagio, Seedorf, Jorgatos. Intanto chiude Ajala proteggendo l'uscita di Rossi. C'è stato uno scontro con Cristian Vieri, comunque Ajala è riuscito a far intervenire il suo portiere. Sì, lo scontro è di tutto casuale, vedi, perché ieri cercava di prendere il pallone che era un po' troppo lontano, Rossi è riuscito molto bene, però niente di grave. Elveg, De Ascentis, Birov, Albertini, allontana Cordova sparando via al volo il più lontano possibile, poi Jorgatos, all'indietro Vieri, inserimento di Biagio, Recoba che è passato a destra, posizione davvero insolita per un tutto mancino come lui. Evidentemente pensano che lui possa convergere verso il centro per poi concludere. Ecco Birov fronteggiato dal colombiano Cordova. Shevchenko cerca l'1-2 con Elveg, ancora Shevchenko, la scivolata di Cordova, poi arriva Birov, scivola un attimo prima del cross, Peruzzi anticipa José Mari. Comunque Cordova
Cordova. Recoba. Scusate il mio brasiliano italiano che dalle volte fa un po' di confusione. È un giocatore che deve stare in tutto il campo, può andare a destra, può andare a sinistra. C'è stato un fallo su Cristian Vieri, fermato irregolarmente da Maldini. Punizione in favore dell'Inter. Sono due gli ammoniti finora, rivediamo. E qui Maldini ha rischiato. Sì, parecchio. Perché si l'ha preso. È completamente disinteressato del pallone. Sì. Ecco qua il fallo di Maldini su Vieri. Gli ammoniti sono Costa Curta e Jorgatos. Nessuno dei due diffidato, quindi nessuno dei due per il momento rischia di saltare il derby di ritorno. In avanti l'Inter, c'è Mutu che arriva con un attimo di ritardo nei confronti di Sebastiano Rossi. È un giocatore da seguire, questo è molto giovane, si sono interessato da lui, bisognerà stare attento a vedere cosa è capace di fare Massimo. Rinvio di Rossi, colpo di testa di Cordoba, Blanc. Bravo Vieri a scattare, poi Sala lo anticipa e Rossi batte lungo. È stato molto bello il gol di Cristian Vieri che ha aperto la serata milanese, poi ha pareggiato Shevchenko. Intanto Mutu, Jorgatos e manca incredibilmente Vieri il gol del 2-1, errore davvero inverosimile. Sì, bastava che la toccasse, che la poggiasse, attenzione, vediamo bene, bella giocata, ecco Jorgatos di sinistro, era arrivato in velocità, non è che fosse così semplice. Una buona giocata, un Inter che ha cominciato il secondo tempo molto bene, molto aggressivo e sta cercando di far sua la partita. Tra l'altro una disattenzione difensiva abbastanza grave del Milan aveva permesso a Vieri di trovarsi solo soletto davanti a Sebastiano Rossi. Anche prima, non era la prima volta, già in questo secondo tempo, inizio di secondo tempo, è la seconda volta che la difesa del Milan si fa sorprendere. Albertini, Shevchenko, se ne va Shevchenko, non ha superato però Laurent Blanc, una vera e propria roccia nella difesa interista. Ritorna Shevchenko, lo ferma Di Biagio, poi De Ascentis, Birov, cross basso allontanato da Cordoba, Jorgatos, salta Mutu in lotta con Elveg, arriva De Ascentis e poi l'ex barese scaraventa il pallone fuori. Di Ascentis è stato preferito per questa partita a Massimo Ambrosini, così come Guglielmin Pietro ha vinto il ballottaggio con Serginho. E dobbiamo dire, Angelo, che il tuo connazionale, dopo un inizio molto brillante, è finito per trovare posto soprattutto in panchina. Sì, anche perché è un giocatore che sembra che non abbia una grossa continuità, è un giocatore che fa delle cose eccellenti, delle grandi giocate, perché dribbla molto bene, sa fare quella fascia sinistra molto bene, però ogni tanto esagera, deve ancora capire un pochino di più quello che è il calcio italiano, che bisogna cercare il momento giusto per dribblare. Ecco. Sul cross di Sanetti, Maldini ha anticipato Vieri concedendo all'Inter il primo corner della ripresa, il terzo in assoluto per la squadra di Lippi. Maldini zoppica? Sì, problemi alla coscia destra per Paolo Maldini, capitano del Milan. Intanto è Recoba che batte dalla bandierina, ha liberato senza problemi la difesa del Milan. Adesso Blanc, scivola anche Laurent Blanc, rimedia Cordoba, si riparte dal francese. Recoba fronteggia Maldini, ecco il tocco corto dell'uruguaiano. Sanetti, riuscito lo scambio tra Sanetti e Recoba, in area Sanetti prova a mettere dentro, ancora un anticipo, stavolta di Ajala su Vieri. Molto vivo l'Inter in questo inizio di ripresa, già due o tre occasioni che si affaccia molto bene, eccolo lì, attenzione, sulla difesa del Milan che a me mi pare un po' perforabile. Ancora Alvaro Recoba dalla bandierina, quarto tiro dalla bandierina e gol di Mutu, 2-1, l'Inter è di nuovo in vantaggio. E così come José Mari aveva bagnato il suo esordio con il gol contro la Roma, anche Adrian Mutu, romeno di 21 anni, va a dimostrare le sue doti di goleador. Sì, stavamo dicendo che la difesa del Milan stava un po' in difficoltà, era la terza, quarta volta già nel secondo tempo che l'Inter arrivava molto vicino e è arrivato puntuale il gol. Sembra che avevamo previsto questa una diretta, non è vero. Eccolo lì, saltato molto bene, guardate.
angolo di Recoba, testa di Mutu. È andato molto in alto il ragazzo, bisogna tenere in considerazione questo ragazzo, guarda lì. Travolge letteralmente Roberto Ajala e batte nell'angolino, senza speranze per Sebastiano Rossi. L'Inter è di nuovo in vantaggio 2-1. Dopo le reti di Vieri e Shevchenko è stato Mutu a festeggiare il suo esordio. San Siro di questi tempi porta fortuna agli esordienti. Dopo il gol di José Mari contro la Roma, stasera è andato a bersaglio Mutu contro il Milan e scatta intanto velocissimo Jorgatos. Chiude Ajala, Elveg, Jorgatos gli porta via il pallone che ha sul destro. Poi Recoba prova a liberarsi ma è circondato da maglie rossonere e alla fine Elveg ha spostato il pallone verso Shevchenko. Ecco lo scatto dell'ucraino. Taglia il campo Shevchenko, dall'altra parte arriva José Mari. Sul raddoppio di marcatura, chiesto l'aiuto José Mari di Albertini, cross per Shevchenko, posizione regolare, gol! 2-2, ha segnato Shevchenko, il derby di Milano è di nuovo in parità. Sì, molto bello, le occasioni del gol non mancano, la partita comincia a essere bella perché è divertente, succede di tutto. L'Inter ha dato il vantaggio e subito il Milan ha risposto con una bella giocata. La difesa dell'Inter in questa occasione mi è apparsa molto ferma, pensava nel fuori gioco, invece ha stoppato la palla tranquilla. Vediamo un pochino, eccola. Da questa inquadratura è difficilissimo valutare la posizione, certo, di Shevchenko. Da quella parte però opera il guardaline Mazzei, che è uno dei nostri guardaline più bravi, è un internazionale, ha rappresentato l'Italia a Francia 98, perciò noi dobbiamo dare fiducia. Ecco qua, forse da questa inquadratura possiamo... Questa è l'azione precedente, sì, il tocco all'indietro di José Mari, Albertini, ecco qua. Forse Biero Ferra in fuori gioco. Sì. No, quello, no, Shevchenko, ma... No, probabilmente ha ragione Mazzei, complimenti al nostro guardaline internazionale. Mazzei ha visto giusto, il gol è regolare, 2-2, doppietta di Andriy Shevchenko che sale a quota 3 in classifica marcatori di Coppa Italia, raggiunge Cristian Vieri e firma la nuova rimonta del Milan. Ha sempre segnato per prima l'Inter in questa partita, prima con Vieri, poi con Mutu. Shevchenko ha puntualmente rimediato con la sua doppietta alle disattenzioni dei suoi compagni della difesa. Fra le altre cose anche l'arbitro era posizionato molto bene, era in linea praticamente con la palla nel momento che ha ricevuto Shevchenko, sicché penso che non si possa essere fuori gioco. Ecco inquadrato Adrian Mutu, aveva segnato 18 gol in Romania prima di essere trasferito all'Inter e stasera sta assaggiando San Siro e ha subito battezzato il suo esordio in maglia nerazzurra con un gran bel gol di testa. È pronto ad entrare Zvonimir Boban, esce, vediamo un po', Birov, sicuro? Strano, sì. Esce Birov, avevamo qualche dubbio in effetti, ma come ti spieghi questo cambio? Ma non lo so, in effetti Birov è la punta vera e propria, mentre Boban è un grandissimo giocatore anche lui, però è più da rifinitore che da punta vera. Secondo cambio da parte del Milan dopo l'ingresso di Ajala al posto dell'infortunato Costa Curta, è arrivato Zvonimir Boban a sostituire Oliver Birov. L'Inter prova a ripartire con Seedorf, lo scatto di Vieri, bella risposta di Sebastiano Rossi, Maldini aveva provato inutilmente ad arrangiarsi su Cristian Vieri, fermata la sua conclusione da Sebastiano Rossi. Quando parte Vieri ha una potenza, quando si è lanciato sulla sua corsa ha vinto nettamente la gara con Maldini, la corsa l'ha vinta nettamente, però sembra che si sia fatto male, guarda lì, ha fatto un sforzo enorme per tirare. Problemi alla coscia destra per Cristian Vieri, che ogni tanto soffre di infortuni muscolari, ovviamente ci auguriamo che passi subito. Il terreno è pesante, sta facendo dei grossi sforzi, per la verità è un ragazzo così esuberante, così pronto a dare tutto per le squadre, che dalle volte va soggetto anche a queste cose qua. Botta e risposta tra Inter e Milan, erano passati 15 minuti tra il vantaggio di Vieri e il pareggio di Shevchenko, adesso seguiamo questa chiusura di Blanc che è stato colpito da Shevchenko. Rivediamo
tentativo di Cristian Vieri e la risposta di Sebastiano Rossi. Qui invece rivediamo la trattenuta di Shevchenko su Blanc. Sì, c'era tutto. Dicevamo 15 minuti erano passati tra l'1-0 e l'1-1, soltanto 2 minuti invece tra il 2-1 e il 2-2, firmato ancora Shevchenko. Ecco Boban. Bella la partita, non si risparmia nessuno dei due, contro attacchi da una parte e dell'altra immediati, la partita è molto veloce, molto gradevole per vedere. Va. Boban è andato a prendere la posizione dietro le punte, che a questo punto diventano Shevchenko e José Mari. Vedremo se questo espediente tattico riuscirà a disorientare la difesa interista. Adesso manca il punto di riferimento centrale, anche se Shevchenko è andato a prendere più o meno la posizione di Birov, accentrandosi molto rispetto a prima. Mutu lotta con Maldini, ecco lo scatto del giovanissimo romeno fermato irregolarmente da Paolo Maldini. Maldini mi pare in difficoltà stasera, sia prima che ha perso la corsa con Vieri, adesso questo ragazzo, guarda, lo stava superando, ha dovuto fare il fallo prima col braccio e poi anche con le gambe, evidentemente non è in giornata. Cross di Sanetti e l'uscita di Rossi per anticipare Vieri. Comunque Mutu ha subito messo in evidenza delle belle qualità. Sì, sì, è molto da seguire questo ragazzo, perché sai, la prima uscita, così giovani, viene da un paese dove il calcio non è all'avanguardia, però si è visto subito, di testa già si è visto che salta molto bene, perché ha fatto un bel gol. E adesso con i piedi anche era passato molto bene su Maldini. Seedorf ha fermato Elveg. Seedorf è l'uomo che può davvero cambiare volto all'Inter, perché sa fare un po' di tutto, corre, recupera, contrasta, va anche al tiro. Sì, e questo è un giocatore proprio moderno, modernissimo, nel senso che difende, attacca, tira in porta, salta, corre durante tutta la partita con generosità incredibile. Ecco Aciala che va a cercare di sfruttare la sua elevazione spingendosi in attacco, inquadrato José Mari alle prese con Simic, batte Albertini, allontanato addirittura Vieri e poi una conclusione che non preoccupa Angelo Peruzzi. Ecco inquadrato Aciala, entrato nel secondo tempo al posto di Costa Curta. Jurgatos, Di Biagio. Troppo lungo il passaggio verso Cristian Vieri, che continua ad avere problemi alla coscia destra. Ho paura che deve uscire. E a questo punto, se non entra nemmeno in questa occasione Roberto Baggio, davvero... Beh, lì sai, siccome la partita è alla pari, non so se deve far giocare una punta pura o un altro centrocampista, questa è una decisione che toccherà lì, più attenzione. Boban, bellissimo pallonetto, non ce la fa ad arrivare in tempo per il tiro al volo José Mari sul cross Peruzzi. Sì, io penso che debba fare entrare un'altra punta, perché sennò non ci arriva, anche se Baggio può inventare. Attenzione a questo Mutu, ragazzo. Mutu lanciato da Recoba. Attenzione a questo prova ragazzo. Con il sinistro debole. Il sinistro non è tanto buono. Dicevamo su Vieri che Vieri è una punta autentica. Si entra Roberto Baggio con tutta la sua bravura, sicuramente cambia tatticamente l'impostazione dell'Inter, che non può contare nemmeno più su un uomo forte così come Vieri, che può sia di testa che di piedi, come corsa è molto importante per le squadre dell'Inter. Boban, l'apertura a sinistra è verso Guglielmin Pietro, ancora Boban per l'1-2, interrotto dalla deviazione in calcio d'angolo di Sanetti, e i corner sono 4-1 per l'Inter. In panchina Lippi aveva portato 6 giocatori soltanto, adesso sono rimasti Frezzolini, Colonnese, Roberto Baggio, Fresi e Russo, attaccante della primavera classe 81. Ecco lo spiovente dall'angolo, chiude Cristian Vieri, ancora un calcio d'angolo per il Milan, il secondo. Lui continua a toccarsi, però non chiede di uscire, è un giocatore molto generoso, però così finisce per farsi di più del male ancora. Ancora Boban, palla che viene toccata di testa da Aciala, vorrebbe il gol argentino, l'impressione è che il pallone non abbia superato la linea. È da rivedere. Ripetiamo, da quella parte opera comunque il guardaline Mazzei, che si può considerare una vera e propria autorità. Comunque la palla aveva attraversato tutta la porta alta, il colpo di testa era buono, però era molto angolato, era difficile che... Ecco. Attenzione. Qua. Adesso vediamolo bene. Intanto no, però c'è Recoba che prova a mettere dentro, chiude Guglielmin Pietro, continua a scricchiolare la difesa del Milan. Mutu,
Recoba sul cross basso. Bisogna credere di più a Recoba, perché lui riesce a mettere sempre i palloni buoni, ragazzi. Eccolo lì, Mutu, di nuovo. Adesso servito fa gol, Recoba, prova con il sinistro, Seedorf non ce l'ha fatta e Recoba è stato generoso, poteva anche calciare in porta. Grande Recoba, ha messo in un minuto, ha messo quattro palle davanti alla porta del Milan. Adesso Seedorf è stato fatto un errore veramente clamoroso, perché la palla è arrivata a 2 metri dalla porta e lui ha scinciscato davanti sopra la palla. Ma questo Recoba è veramente impressionante. Fallo da dietro su Shevchenko, ammonito Gigi Di Biagio, che ha fermato in maniera irregolare lo sprint irresistibile di Andriy Shevchenko. E abbiamo capito che con Sormani allenatore Recoba sarebbe sempre titolare. Rivediamo un po' l'azione del colpo di testa di Ajala. Non è gol. No. La palla non ha oltrepassato la linea di porta. Ancora una volta giusta dunque la valutazione del guardalinea internazionale Gennarino Mazzei. Anche l'arbitro è sempre molto ben posizionato. Adesso c'è. Sta per entrare Fresi. Ecco qua l'uscita di Cristian Vieri. Esce Vieri, infortunato, lascia il ricordo del gol più bello della serata e al suo posto entra Fresi. Rivediamo ancora il colpo di testa di Ajala. Il pallone non era assolutamente entrato. No, neanche la metà non era entrata, era sopra la riga al massimo. Attenzione, c'è una punizione da una distanza interessante, diciamo così. Dunque l'Inter ha effettuato il suo secondo cambio con Fresi al posto di Vieri dopo che Mutu aveva rilevato Moriero nell'intervallo. Dovrebbe calciare Boban. Il tiro di Boban deviato dalla barriera allontana Laurent Blanc. Maldini. Salta Jorgatos. Seedorf. È mancata una grandissima opportunità il nazionale olandese prelevato dal Real Madrid. Fallo di Albertini su Seedorf. Punizione per l'Inter. 2-2 questo bellissimo derby numero 245 di Milano. Sì, credo che lui Massimo aveva sbagliato la migliore occasione della partita, perché era credo non più di 3 metri dalla porta e non l'ha presa bene la palla, l'ha mandata in mano al portiere. Lancio fuori misura per Mutu, che è diventato a questo punto l'attaccante centrale con Recoba a svariare. Ecco inquadrato Marcello Lippi mentre batte lungo Rossi. Jorgatos. Fresi, ancora Jorgatos, mi pare che Fresi sia entrato a centrocampo, Angelo, con sì, uno spostamento in avanti di Seedorf. Sì, sicuramente è questa la situazione. Adesso noi aspettiamo un pochino ancora per dire la nostra, però mi pare che non possa essere altrimenti. Sì, è vero, lui si è posizionato in centro e Seedorf sta un pochino più avanti, hanno lasciato tutto il peso dell'attacco al ragazzo Amuto, che fra le altre cose ha già fatto gol, si sta comportando bene con il sostegno di Recoba, che è sempre di una inventiva incredibile e che adesso ha guadagnato un calcio di punizione per fallo di Ajala proprio su Alvaro Recoba. Molto buona la posizione lì, perché è centrale, è non più di 20 metri dalla porta. Seedorf, pericoloso. Seedorf continua a chiedere a Recoba: te la senti, vuoi provare? E l'uruguaiano risponde invariabilmente di sì, perché ha anche fame di giocare, certo. Alvaro Recoba, che l'Inter forse trascura un po', sì, e che però potrebbe trovare spazio nella seconda parte della stagione. 22 metri tagli dalla porta, attenti. Ecco qua la finta di Recoba, parte Seedorf, straordinario, splendido gol di Clarence Seedorf, il secondo gol in 3 partite con la maglia dell'Inter per Clarence Seedorf. E vedi che giocatore, ragazzi, corre, contrasta, tira e tira anche le punizioni ad effetto. Ottimo acquisto dell'Inter. Guarda un po', adesso ci sarà il replay, vedremo. Ha fatto una curva bellissima il pallone, è andato nell'angolino a destra del portiere di Rossi, che non ha potuto farci niente. Attenzione, guardate là, proprio molto molto angolata, difficile da parare. 3-2 per l'Inter, per la terza volta la squadra di Marcello Lippi si porta in vantaggio contro il Milan. Derby ricchissimo di capovolgimenti e di colpi di scena e adesso vedremo se il Milan, che ha rimontato per 2 volte il vantaggio dell'Inter, riuscirà a compiere il terzo miracolo. Ha ingannato anche il portiere nel tiro, perché non ha tirato nel palo lontano dal portiere. Il portiere pensava, Rossi pensava che la palla che lui
la giocasse nell'angolo più distante, si è mosso un pochino verso il centro, invece lui ha battuto dalla parte del portiere e l'ha sorpreso. Eccolo là. Non c'è colpa di Sebastiano Rossi? Ma lui vede che si è, questo frangente qui l'abbiamo visto, che si è rispostato un po' verso il centro, invece la palla è venuta nell'angolo suo che lui doveva coprire in partenza. Prodezza di Clarence Seedorf, aveva segnato all'esordio un altro bellissimo gol contro il Perugia, un'azione personale travolgente di Clarence Seedorf, e adesso ha firmato il secondo gol in tre partite con la maglia dell'Inter, e questo è davvero un giocatore che può risolvere tanti problemi per Marcello Lippi. Seguiamo il lancio di Recoba, troppo lungo per Mutu. Sì, troppo lungo questa volta. La partita è bella, le occasioni non mancano, è da una parte o da un'altra. Io penso che il peso adesso per il Milan del recupero è tutto su Shevchenko, che è il giocatore più pericoloso del Milan, e qualche invenzione di Boba, perché è quello che è, diciamo così, è più fresco, dovrebbe dare un pochino di più in questo frangente qui. Ancora 20 minuti da giocare a San Siro, Inter in vantaggio per 3-2 dopo i gol di Vieri e di Mutu. È arrivata la rete di Clarence Seedorf, appena acquistato dal Real Madrid. Colpo di testa intanto di Maldini, ma il pallone era già uscito. La rimessa è effettuata con le mani dallo stesso capitano, poi Blanc, l'ultimo tocco di Sanetti, la rimessa adesso è per Guglielmo Impietro. Lasciato il pallone a Maldini l'argentino. È un bel derby, vibranti, le occasioni non mancano da una parte e dell'altra, il punteggio nemmeno 3-2, sicché credo che il pubblico si stia divertendo veramente, non solo quelli che sono in campo, anche quelli che stanno vedendo la partita. Guarda che viaggia velocissima. Ecco Seedorf, evitato De Ascentis, il tocco all'indietro verso Fresi, scivola di Biagio, libera Maldini. Boban attaccato da Fresi. Fresi può giocare anche a centrocampo, vista la sua ottima padronanza dei fondamentali e della tecnica individuale. Sicuramente, adesso credo che se sia stato spostato, attenzione, Cordoba nel tentativo di rinviare stava per combinare un pasticcio, perché rimbalzo su José Mari poteva diventare pericoloso per Peruzzi. Il ragazzo Mutu ha sorpreso molto bene, gli hanno lasciato il peso di tutto l'attacco a lui adesso. Ecco Cordoba, controlla di destro, lancia di sinistro, accompagna il pallone Fresi. Seedorf lo lancia verso Recoba, anticipato da Maldini. Albertini, Guglielmo Impietro, Shevchenko, ancora l'argentino che ha spazio, lo attende Blanc, impeccabile. Laurent Blanc è ancora e davvero un grande campione. Sì, un tempismo incredibile, l'ha stoppato proprio alla grande. Jorgatos, troppo lungo il suggerimento in avanti per Fresi, può ripartire il Milan con José Mari. Sbaglia un po' troppo spesso Jorgatos, tecnicamente c'è da migliorarsi un pochettino. Ecco Cordoba, qui lancio, è un pallone regalato a Paolo Maldini, può partire Boban, ancora Boban, dentro per José Mari. Bellissima parata di Peruzzi, il tiro era verso l'angolino. Molto buona giocata, grande Boba, l'ha stoppato, una palla difficilissima, alta. Attenzione, guarda là che stop che fa e guarda come la mette la palla in profondità il compagno adesso. Bellissimo, meritavano il gol. Grande parata di Peruzzi, ragazzi. E qui rivediamo ancora una volta la bellissima azione di Boban e il tiro di José Mari. Bella la partita, bella, no? Dicevamo, Angelo, che Clarence Seedorf può davvero cambiare volto all'Inter, perché poi se si mette anche a segnare... È un giocatore, direi un giocatore completo, perché noi abbiamo visto che fa di tutto, insomma, difende, attacca, contrasta, fa pressing, tira in porta, tira punizione. Tra l'altro ha una grande personalità, dopo 5 minuti dall'inizio di Inter Perugia già chiamava le posizioni ai compagni, ne correggeva i movimenti, si è inserito subito nei meccanismi della squadra. Sì, ma poi sai, i buoni giocatori di solito per essere buono bisogna avere anche personalità, non basta solo sapere giocare. Lui è un giocatore di esperienza internazionale, già ha giocato nel Real Madrid, in Italia già stato. Nonostante sia giovane, perché è del 76. Esatto. Punizione guadagnata da Clarence Seedorf, che ha riportato in vantaggio l'Inter per la terza volta, dopo che Shevchenko aveva rimediato in due occasioni ai gol di Vieri prima e di Mutu poi. Blanc, Cordoba, lancio del colombiano,
prova e riesce a rientrare dal fuorigioco Recoba, ma il Milan che si riorganizza con Sala, José Mari, arriva Fresi, Pagliuca. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora della partita. Inter in vantaggio per 3-2. Poi il 27 gennaio ci sarà in diretta su Stream alle 20:45 il ritorno. Chi passa il turno affronterà la vincente della sfida tra Roma e Cagliari. Nel pomeriggio all'Olimpico, grande sorpresa con il Cagliari che ha vinto per 1-0, gol di Oliveira. La Roma ha sbagliato un calcio di rigore con Totti. De Ascentis, Guglielmo Impietro, Boban, non lo molla Simic, arriva anche Di Biagio al raddoppio di marcatura. Guglielmo Impietro, ancora Boban, fermato Boban, Zeedorf, Fresi, Recoba, ancora Zeedorf, attaccato da Sala, si libera bene l'olandese, poi però deve cedere il pallone che Sala gioca all'indietro verso Sebastiano Rossi. Eccolo qua, Klaaren Zeedorf, 2 gol in 3 partite con la maglia dell'Inter. De Ascentis, Albertini, ancora Boban, prova il lancio, troppo lungo. Troppo lungo. Mi pare un po' più compassata la partita, dall'altra parte è stato molto, molto veloce, una partita vibrante. Io penso che cominciano a faticarsi un pochino i giocatori in questo frangente e rallentano un pochino. Certo che il Milan deve tentare di recuperare. José Mari era stato più intraprendente nel primo tempo, lo spagnolo. Sì, sì, davvero. È uscito un po' fuori della lunghezza d'onda della partita nel secondo tempo. Ecco qui il recupero di Jorgatos, che subisce poi la trattenuta di Thomas Helweg, fallo del danese e punizione che sta per battere Cordova quando mancano meno di 14 minuti alla fine. Di Biagio, Zeedorf, Jorgatos, anche tunnel, finezza di Zeedorf, tunnel a De Ascentis ed ecco il passaggio per Mutu che coglie il palo esterno e avrebbe meritato Mutu la doppietta. Grande protagonista il giovane romeno stasera. Sì, molto bravo questo ragazzo, attenzione, è da tenere in considerazione moltissimo. Poi Zeedorf ha fatto una cosa, ha fatto un tunnel, un passaggio in profondità, vede, si è aggiustata, ha visto l'angolino per una frazione proprio, vedi, lì è andato sul palo. Bella giocata dell'Inter. L'Inter ha sfiorato il quarto gol, un Inter che sembra davvero trasformata. Certo, stasera gioca nominalmente in trasferta, anche se è a San Siro, ma questo certo può essere un motivo di conforto per Lippi. L'Inter sta crescendo. Sì, sicuramente la squadra, sai, anche se sta a San Siro, sembra che i campi strani per l'Inter quest'anno siano proprio, non riesce a fare niente fuori casa, vince magari con 5 gol a San Siro, con 6 gol. Vince un derby strepitoso, sta vincendo un derby strepitoso qua, perché la partita è vibrante veramente, però poi non, chissà perché quando va in trasferta non riesce a esprimersi. Guarda, e qui che, guarda che giocata tunnel e vai. Adesso attacca il Milan, Blan non interviene, José Mari, grandissimo Peruzzi, ha salvato la sua porta e adesso attacca ancora Helweg. Shevchenko arriva e prova la conclusione che pareggia il conto dei pali, da lontano il Milan, ancora Helweg in attacco, poi Jorgatos. Grande Peruzzi, grande partita, bella da vedere, dai. E qui Mutu che prova a ripartire e viene fermato da De Ascentis, la palla è fuori, la rimessa laterale è favorevole all'Inter. L'ha già effettuata Mutu, elevato anche il numero dei tiri in porta. Rivediamo, Guglielmo Impietro, José Mari, a tu per tu con Peruzzi, grande parata, non è un gol mangiato. No, lui è un armadio, lui non c'ha paura di niente, quando esce fa paura, guarda. E poi il palo colpito da Diego De Ascentis che pareggia quello sul quale si è schiantato il tiro di Adrian Mutu, un palo per parte, l'Inter è sempre in vantaggio per 3-2. Forse il 4-3 avrebbe rispecchiato di più l'andamento scoppiettante di questa serata. Ma di molto, grande calcio. Molto, molto emozionante la partita, occasione a tutti i momenti, errori anche, ma soprattutto due squadre che stanno giocando per segnare, e questo credo che sia il motivo più importante del calcio, insomma.
Recoba, Jurgatos, Córdoba, Blanc, tocca all'indietro, qualche pausa nel gioco dell'Inter, che comunque per quanto riguarda la Coppa Italia sta facendo registrare un'importante positiva inversione di tendenza rispetto al campionato. L'Inter ha giocato infatti due volte in trasferta, ha vinto a Bologna per 3-1 e sta vincendo stasera. Adesso Mutu, bellissima la parata di Rossi. Non finisci mai qui l'emozione. Ancora Mutu, fronteggiato da Sala e da Elveg. Arriva Seedorf a dargli una mano. Ha avuto tempo di guardare la porta da una posizione molto... Ancora Recoba, Recoba, saltato Elveg e poi un grandissimo sinistro deviato da Rossi. Lì sta giocando alla grande questo ragazzo. I portieri oggi stanno facendo di tutto, i miracoli a destra e a sinistra, perché ecco la tensione, guarda lì. Di Piatto forse un po' centrale. Forse no, ma lì era da solo da mettere in po'. Attenzione, vedi cosa fa Recoba. Beh, magari ha sentito gli elogi che gli sta indirizzando e si è caricato. No, bella partita, dai, divertente. No, lui gioca sempre bene e tra l'altro ha la grande qualità di farsi trovare pronto. Non è facile, certo. Molti giocatori si demoralizzano, certo. E magari perdono la condizione quando sono costretti a star fuori. E non solo, si lamenta poco anche davanti al pubblico, davanti alle stampa. È un ragazzo giovane. Sì, sempre col sorriso sulle labbra. Esatto. Davvero un esempio Alvaro Recoba, certo si è parlato di una sua cessione perché Recoba è andato benissimo quando ha avuto la possibilità di esprimersi, ricordiamo lo splendido campionato col Venezia, però l'Inter farebbe bene a tenerlo perché un giocatore così può soltanto far comodo. Entra Ambrosini ed esce Albertini, è il terzo e ultimo cambio da parte di Zaccheroni che ha già sostituito Costa Curta con Ajala e Boban al 13° della ripresa e Birov con Boban al 13° della ripresa. Ma io credo che difficilmente uscirà di squadra da qua in avanti, vale, sta dimostrando oggi, credo che merita sicuramente di giocare la prossima partita. Dunque è entrato Ambrosini ed ecco qua Recoba che fa partire Seedorf, chiude De Ascentis, fallo di Diego De Ascentis su Clarence Seedorf, uno dei grandi protagonisti della serata. Sì, come avevamo un po' previsto, avevamo detto da seguire José Mari che è stato positivo all'inizio della gara e poi ha calato molto. Seedorf invece sta mantenendo le promesse che noi avevamo deposto in lui come uno dei protagonisti e sta facendo il protagonista alla grande anche. Ammonito De Ascentis, batte Seedorf il calcio di punizione. Ecco il cross di Jurgatos, esce Rossi ed è bravo ad uscire e ad anticipare. Sì, la palla era molto lunga e molto alta, ha potuto calcolare bene il tempo di uscita, è uscito molto bene e ha fatto sua la palla. Ecco qua Fresi, Seedorf può essere considerato il migliore in campo, Angelo? Sicuramente tra lui il Recoba è difficile dire chi è stato il meglio dalla parte dell'Inter, sicuramente. Mentre il russo, l'ucraino più che il russo, Shevchenko è uno giocatore interessantissimo anche lui, ogni volta purtroppo ha preso poche palle, ma ogni volta che prende la palla è un pericolo per la difesa dell'Inter. Stai buono, ha detto l'arbitro Rodomonti a José Mari che aveva accennato una reazione. Intanto De Ascentis va a battere il calcio di punizione per il Milan, lunghissimo lo spiovente, salta Jala, prova Ambrosini, ha respinto Blanc. Maldini, tutto facile per Angelo Peruzzi quando mancano 7 minuti alla fine della partita e l'Inter è sempre in vantaggio per 3-2. C'è stato un palo per parte, prima Mutu e poi De Ascentis. Molte le occasioni, ma è stata una partita molto bella, molto divertente. C'è stato in alcune occasioni anche degli errori da parte di Birov e da parte di Vieri, anche errori abbastanza gravi per i grandi giocatori come loro, però tutto questo fa parte del gioco, l'importante è che si sia visto almeno 10 occasioni di tiri in porta con possibilità di fare gol. Mutu ha già imparato le malizie del calcio italiano, adesso è andato ad allontanare per guadagnare qualche secondo un pallone che il Milan doveva rimettere in gioco. Ecco lo scatto del romeno fronteggiato da Ajala, difende il pallone Mutu e alla fine lo consegna a De Ascentis. Arriva Fresi, rimpallo per Seedorf. In mezzo a tre avversari Seedorf è davvero in vena di grandi giocate. È un giocatore completo,
può fare di tutto. Ricordiamo che ha giocato già in Italia con la maglia della Sampdoria insieme a Carambeu e che poi dopo soltanto una stagione Sampdoria ha ceduto al Real Madrid. È arrivato giovanissimo in Italia Seedorf. La Sampdoria ha ceduto tutto il miglior giocatore d'Europa, perché la Sampdoria avrebbe dovuto avere una squadra incredibile. Se guardiamo i nomi che si sono passati per la Sampdoria che non si sono più, è incredibile. Intanto Blanc allontana l'ennesimo pallone, Boban a Giala, Guglielmin Pietro, Laurent Blanc, lancio di Ajala troppo lungo per tutti, Blanc accompagna con calma quasi accarezzandolo il pallone verso Peruzzi ed entriamo negli ultimi 5 minuti, resta poco al Milan per provare a pareggiare, sta vincendo l'Inter per 3-2 che giocherà in casa il derby di ritorno del 27 gennaio, diretta su Stream, inizio della gara dalle 20:45 e poi il posto in semifinale contro la vincente della sfida Cagliari-Roma. Recoba prova a mettere dentro, Recoba, arriva Mutu, fermato da Maldini, libera no, Ajala. No, non sbaglia un cross questo Recoba. Ogni volta che va sul fondo la palla la mette come se fosse pennellata lì. Adesso scatta José Mari, duello con Simic. E José Mari ha guadagnato il calcio d'angolo numero 3 in favore del Milan. Lo spiovente dello spagnolo, tentativo di Shevchenko, poi allontana Cordova e Blanc spara il più lontano possibile nella zona di Mutu, duello con De Ascentis, ancora Mutu dentro per Recoba, Recoba fronteggiato da Maldini, palla sul destro, non poteva calciare qui l'uruguaiano che ha tentato un rientro ma ha dovuto fare i conti con la grande esperienza di Paolo Maldini. Sì, buona giocata ha fatto il ragazzo, il rumeno ha dato una palla perfetta per Recoba, che però si è trovato con la palla dalla parte del piede sbagliato, ha dovuto cercare i dribbli su Maldini che poi le ha rubato il pallone. Comunque penso che l'Inter si stia meritando tutto, ha avuto più presenza, più occasioni, direi anche più gioco di squadra, perché la difesa del Milan a me mi ha deluso un pochino, ha dato troppe occasioni per... Eccolo lì, personalità, sta chiamando lui il gioco. È appena arrivato e già comanda, certo, Clarence, certo. Seedorf, in senso buono ovviamente, certo. Perché... Ecco la battuta del calcio di punizione a cercare Elveg, allontana Cordova, poi Di Biagio, di testa Sala, poi Fresi. Può partire Seedorf, una delle ultime azioni della partita, 2 minuti e mezzo alla fine. Recoba, di testa Sala, anticipa Mutu, poi Ajala. Maldini. Lancio di Maldini, Simic in qualche modo riesce a fermare Shevchenko che è già pronto a rimettere il gioco in gioco con le mani. Guglielmin Pietro, cade José Mari, guadagna un calcio di punizione. Il fallo è stato di Cordova. Sì, è abbastanza distanti, ma si può provare. Tanto manca poco a finire, bisogna provare. 2 minuti più recupero, inquadrato Salvatore Fresi che è entrato nel secondo tempo al posto dell'infortunato Cristian Vieri. L'Inter non ha effettuato la terza sostituzione e adesso deve sistemare la barriera sul calcio di punizione che potrebbe battere Ambrosini. Prova Ambrosini di potenza, deviazione, allontana Mutu, Boban, cross di Boban, allontana Blanc, anche lui è stato bravissimo. Sì, tecnicamente e tatticamente è formidabile, magari qualche volta può essere sorpreso in velocità perché non è la sua arma migliore,
Però attenzione, stava per fare una reazione incredibile, eh? Sì, Ambrosini stava per calciare il pallone contro il guardaline, al guardaline. Meno male che non l'ha fatto, esatto. Sennò sarebbe stato espulso. Sì. Ecco Cordoba. Qui l'ultimo tocco sembra di Cordoba. Sì, sì. Anche per me era così. E sta per entrare Colonnese proprio in chiusura di partita. Credo che sia una sostituzione tattica, nel senso che è per perdere un po' di tempo. Ecco qua Colonnese, dovrebbe entrare al posto di Cordoba e invece esce Recoba, salutato dall'ovazione del pubblico di San Siro. Grande partita di Alvaro Recoba, al suo posto Francesco Colonnese. Sì, io direi che l'Inter complessivamente si è comportato meglio come squadra durante tutta la partita. La partita che è stata, fra le altre cose, molto bella, perché le emozioni non si sono mancate, sono stati tiri, palle, grandi parate di tutti e due i portieri. Peruzzi ha fatto, e anche il Rossi, hanno fatto dei mezzi miracoli, insomma. Ecco, attenzione, non è finita. Fuse Mari, anticipato da Cordoba, ancora 3 minuti per le speranze del Milan, e questo il recupero deciso dagli arbitri Farina e Rodomonti nel derby che sta conducendo per 3-2 l'Inter. Sala, Jose Mari, subito attaccato da Colonnese, De Ascentis, sicurissimo Laurent Blanc, grande disinvoltura anche quando esce dall'area con il pallone dominato, adesso lo perde regalandolo a Ambrosini, Ajala, Elveg, Sala, ha regalato il pallone a Cordoba, Jurgatos. Cortesia subito ricambiata, può partire Ajala, Maldini, trascorso il primo dei 3 minuti di recupero. Ecco Ajala d'esterno verso Elveg, stringe il danese, Boban, cross di Boban deviato da Colonnese, calcio d'angolo numero 4 per il Milan contro i 5 dell'Inter, forse l'ultima opportunità per provare a pareggiare il derby. Cosa bisogna fare? Bisogna andare tutti là dentro adesso. Ecco Boban, tentativo di Jose Mari non riuscito, arriva Elveg, ha allontanato Mutu, Maldini, e c'è il fuorigioco di Zvonimir Boban. Sì, era un plurifuorigioco, c'erano più di un giocatore, sicuramente l'Inter, eccolo lì, sono saliti tutti, hanno lasciato l'arbitro, anche la non solo il guardalinea, guarda là in fondo, anche l'arbitro è in posizione molto... Trascorso il secondo... Minuto di recupero, ne resta da giocare ancora uno sul punteggio di 3-2 per l'Inter. Grande calcio a San Siro, e con l'ingresso nel vivo della Coppa Italia, con i quarti di finale, abbiamo visto davvero due squadre importanti battersi al meglio. Questo a testimonianza che la Coppa Italia non viene snobbata dalle grandi squadre. Soprattutto questo, non si sono risparmiati, hanno corso veramente, hanno messo credo anche le migliori formazioni in campo, sicché è ritornata un pochino l'importanza adesso che arriva la fase finale della Coppa Italia, è ritornata un pochino l'importanza della competizione. Sta attaccando il Milan mentre sta per scadere il recupero e Peruzzi va a bloccare sul cross di Ambrosini. Nella Coppa Italia, ricordiamo, valgono le regole delle coppe europee. Quindi nell'incontro di ritorno, se la partita finirà con il 3-2 per l'Inter, il Milan potrebbe accontentarsi di una vittoria per 1-0, mentre l'Inter potrà giocare per il pareggio. È finita la partita, successo dell'Inter per 3-2 in trasferta, sfatato il tabù delle partite fuori casa, e appuntamento al 27 gennaio per l'incontro di ritorno, che sarà trasmesso in diretta su Stream alle 20:45. Ricordiamo la successione dei gol: nel primo tempo al 28esimo Vieri, al 44esimo Shevchenko, nella ripresa Mutu al 9, Shevchenko all'11esimo e Zeedorf al 24esimo per il gol partita della squadra di Marcello Lippi, che al di là del risultato trova molti motivi di conforto in questa esibizione di grande calcio.